Frammenti beethoveniani vengono ora proposti da Giancarlo Telloni in una trascrizione dovuta a Donald Furlano. L'allegretto, tema principale del secondo movimento della settima sinfonia della danza, è il motivo pastorale proprio del finale della sesta, sinfonia per l'appunto pastorale. I brani, riproposti in tonalità ribassata di un grado rispetto all'originale per orchestra, rimandano abbastanza fedelmente all'atmosfera evocata dal genio di Bonn e vengono eseguiti con andamento più rapido rispetto all'uso attuale, in omaggio alle scansioni ritmiche care ai grandi direttori del secolo scorso. Dirige il maestro Giancarlo Telloni.
Beh, se per il fatto di essere diventato vicepresidente della federazione non rubo il microfono, non sono più me stesso, quindi lo faccio come al solito. Allora, c'est simplement pour dire un grand merci aux amis de Chamonix qui sont là avec nous, et je vous prie de lui faire un grand applaudissement. But also very thanks to English persons who are with us. Stand up, please. Thank you for being with us. Grazie ovviamente ai musicanti della banda di Courmayeur e La Salle, che da sempre supportano le mie bizze e diventando vecchio diventano più pesanti. Un grazie ancora molto particolare agli amici che sono venuti a coprire alcuni deficit che abbiamo. Vedete, in genere non si gioca mai a carte scoperte nelle orchestre. Non si dice mai quando si devono tirare fuori i musicanti da un'altra parte. Ma io dico un grazie particolare a Mauro, alzati. Un grazie particolare a Calogero. Un grazie particolare a Cico, che sono tutti quei musicisti di altre bande che ci sono stati vicini e ci sono vicini in questo momento. Grazie anche a voi per essere qui. E adesso vado a dirigere. Voglio che gli occhi siano costantemente su di me, se vogliamo creare degli effetti belli. Se no ci fa andare via veramente soltanto tempo. Nota lunga. Thank you.
American Panorama è una composizione a carattere jazzistico ritmico che rimanda alle sonorità proprie delle orchestre d'oltreoceano degli anni 40-60 del secolo scorso, per lo più composte da fiati, in particolare famiglie di sax e le trombe a sezione. Da notare sono le reminiscenze gershwiniane della cadenza finale. Sotto lo pseudonimo di John Darling si cela in realtà il compositore francese Laurent Delbecq, che ha voluto evocare le musicalità statunitensi pur rivelando qua e là le fonti di ispirazione europea della sua musica. Buon ascolto con American Panorama. Dirige Giancarlo Telloli. Thank you.
La colonna sonora del film Il Gladiatore è da anni un must dei concerti bandistici di mezzo mondo per l'intensa drammaticità di alcune sequenze contrapposta al lirismo dei momenti più coinvolgenti sotto il profilo emotivo. La banda musicale di Courmayeur-Lassalle conclude il suo concerto di oggi proponendone i temi salienti in una trascrizione in forma di trittico dovuta a Berners, rielaborazione che ha il pregio di inserire le sonorità degli strumenti a fiato in tessuti orchestrali originariamente pensati per la prevalenza e le sonorità degli archi. Buon ascolto con Il Gladiatore, dirige il maestro Giancarlo Telloli.